Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale. Oggi video dei miei regali di Natale, quello che ho ricevuto. Vi farò vedere tutto quanto, anche le cose per equitazione. E niente, direi di iniziare subito, ma prima mettete like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e basta, iniziamo. Allora, non so da cosa iniziare, partiamo da questo presupposto e iniziamo da questo perché ho deciso così. Questa è una collanina, ma magari mi farebbe comodo a portata di mano la mia letterina, vado a prenderla. Ok, questa è la mia letterina di Natale. Questa è la collanina d'argento che avevo chiesto di Vesto Pazzo. È una collanina A3, molto molto bella, tipo questi dettagli con le perline più spesse. Adesso la rimetto dentro la sua bustina. Già detto di Vesto Pazzo, comunque è di Vesto Pazzo. Allora, abbiamo questo che mi l'ha regalato il pollo. È un cuore, praticamente è come se fosse un peluche, un cuscino tipo a forma di cuore, e dentro, cioè tipo fatto così, vedete? E dentro ha i semi di lavanda, se non mi sbaglio. E d'inverno lo metto nel microonde e si scalda, invece d'estate se lo metto nel freezer diventa fresco, cioè rinfresca. Quindi, e poi è morbidissimo, bellissimo. Me l'ha regalato Mia per il Secret Santa, perché io, Mia, Dora, Laventu, Adele e basta. Ci siamo ritrovate tutte a casa della Ventu e abbiamo fatto il Secret Santa. Molto bene, quindi questo da pollo. Poi abbiamo, oh, questi sono dei super calzini morbidosissimi che ho chiesto specificamente io perché cioè, non ho calzini, raga. E sono bellissimi, anche alti scivolo, così rischio di morire. Cioè, non rischio di morire. E niente, sono morbidosissimi, approvatissimi. Poi, sempre in ambito di cose morbidose, questa super copertina bianca morbida, che da un lato è così e da un lato è così. È morbidissima a tutti e due i lati, mi piace un sacco. E ovviamente i miei genitori me l'hanno rubata, perché la usano praticamente solo loro. Ma va bene lo stesso. Che rompe? No, in realtà ieri l'ho usata io perché non so, sono andata in coma sul divano per svariate ore. Tra l'altro prima di andare in maneggio, quindi top. Poi ero bella bella fresca. Allora, poi poi cosa? Allora, facciamo queste cose qua. Ed è questa fantastica palette di Astra. Voi capite di cosa stiamo parlando? Cioè, dal video non rendono di sicuro, ma sono, cioè, sono britti stra glitter. Ne vogliamo parlare? Questo gloss. Ora, questo non vi faccio lo swatch sulla mano perché mi riempirei di glitter che poi non si andrebbero mai. Questo invece sì, è un gloss. Guarda qua, guarda che non si vederà, non si vederà. No. Oh mio Dio, cosa ho appena fatto? Oh mio Dio. E niente, ci ho messo il gloss alla scrivania. Va bene, no, non si sarà visto niente, però comunque così, tipo, vedi? Bello. Poi, allora, aspetta. Manca questo, che è un profumo alla papaya. Anche questo, buonissimo. Forse, cioè, è stra delicato, quindi si sente poco. È di Pupa. Allora, è stra buono, è delicatissimo e sa di papaya, vabbè. Molto bene, il packaging è bellissimo. Ok, adesso rimaniamo in ambito di profumi e sono la persona più felice al mondo perché, aspetta, allora, la bellezza, ho ricevuto la bellezza di 1, 2, 3, 4, 5, 6 profumi del Sol de Janeiro. Allora, per chi non sapesse che cos'è il Sol de Janeiro, male, molto male. Vabbè, comunque, è una marca. Marca, sì, vabbè. Ah, aspetta, c'è anche questo. È una marca che produce profumi, cioè queste sono acque profumate. E niente, raga, cioè, innamorata persa. Adesso io sto facendo l'impadatura e ve li descrivo tutti. Allora, questo è il 62 e ne ho 3 di 62. Oddio, del 62. Questa che è la big size. Da quanti ml ci sono qui dentro? 240 ml. Questa che è sempre 62, però nella versione normale 90 ml. E poi c'ho la mini size, che questa è stracomoda da portare in borsa, che è 30 ml. Allora,
questo, il 62, è il mio preferito in assoluto. E è pistacchio e caramello salato. Raga, ogni volta, cioè tipo, questo ve lo date e sembrate una caramella, vi giuro. Infatti questo qua, si può notare, sta già iniziando a... Se ti fermi, sta già iniziando a scendere, è già qua in cima. E comunque è passato da poco Natale, però vi giuro, cioè... Raga, cioè... questo taglialo! Cioè è troppo buono, è veramente troppo buono, è il mio preferito in assoluto. È abbastanza tipo fresco, però appunto pistacchio e caramello salato, è stradolce, buonissimo, ma il mio preferito in assoluto. Poi ho il 68 nella versione normale, e che è Brazilian Jasmine, che è tipo un fiore a quanto ho capito, e Pink Dragon Fruit, quindi è tipo il frutto del dragone, che si chiama quello lì, insomma. Questo è tipo strafruttato, è fruttatissimo. Questo lo vedo più da sera, perché comunque è un po' più, cioè col Pink Dragon Fruit è più, non lo so come descriverlo, insomma. Stavo morendo un secondo. Anche questo buonissimo, mi piace un sacco. Non l'ho ancora usato perché, non lo so perché. Perché, boh, anche la sera di solito mi do questo, però c'è, cioè, stasera che esco da mangiare pizza, mi metto questo. È veramente buonissimo, è fruttato, ve l'ho già detto, e niente, approvo. Poi ho questo, che raga, questo. È al Solar Tuberose, che anche questo è un altro fiore tipo, e latte di cocco. Raga, questo non potete capire, cioè sa proprio d'estate sto profumo. Cioè sarà il latte di cocco, il fiore che c'è dentro, non lo so, ma vi giuro sa proprio di estate, sai? Non lo so, cioè non ve lo so, non potete, sentite che buono, troppo buono, troppo buono. Quindi me lo terrò per quest'estate, e anche questo innamoratissima. Poi abbiamo questo nella mini size, il numero 40, che è Black Amber Plum, che non ho ancora ben capito che cosa sia, e Vanilla Woods. Quindi è tipo legno di vaniglia e Black Amber Plum. Se lo sapete tradurre, ditemi che cos'è, grazie. Questo è un botto dolce, anche questo è stradolce, sono tutti abbastanza dolci, però questo in particolare è dolcissimo, anche questo è un po' più da sera. Però, non lo so, c'è più, è più, forse, no, pesante, però è molto più, questo è molto più delicato, per farvi capire. Però anche questo è troppo buono, cioè, raga. Non so spezzare in faccia. Vabbè, buonissimo anche questo. Allora, adesso passiamo al secondo pezzo. Non è profumo, cioè, vi lo faccio direttamente vedere, perché tanto non ci sono parole per descrivere questa bellezza. Allora, capite di cosa stiamo parlando? Questo è un non lo so come si pronuncia, vabbè, comunque è, come ve lo spiego in parole semplici, è un meraviglioso peluche di cavallo con tutti gli accessori bellissimi. Sto piangendo. Allora, aspetta, questo è il suo set di spazzoline. Guarda, sono tornata una bimba di 5 anni, sì, esatto. È tutto il suo set di spazzoline. Questa spazzolina qua, ha il pettinino, la spugnetta, c'ha la strellina, quest'altra spazzolina e il nettapiedi. Poi ha, raga, cosa ha? Ha le fasce da lavoro, capito? Quelle così, guarda, quelle così, capito? Le fasce, bellissime. Il sottosella, ovviamente sotto bordo perché è pelota, quindi bello. È simile a pelota, il più simile a pelota possibile. E raga, sta sella. Allora, non so se vi rendete conto dei dettagli di questa sella. Capite di cosa sto parlando? La sella, il sottopancia e poi ha la cuffietta. Anche questa bordeaux. E poi, raga, la testiera. Cioè, voi non avete idea di quanto è fatta bene sta roba? Sto piangendo. E adesso lo tiro fuori e... ve lo sello. Sono una bimba felice. Una bimba molto felice. Forse un po' troppo felice. Cioè, dal video non rende di sicuro, ma
è tutta roba strafatta bene. Anche il fatto che ci abbia tipo il coso che è un trattore, cioè no, un trattore, un è il camion tipo dei trasporti. Se apri qua allo stretch, lo fai uscire. Ah, guarda che bello! Una roba da collezione, eh. È estremamente da collezione perché, cioè sì, ci puoi anche giocare, però. Scusate, un momento di silenzio. La perfezione, signori. La perfezione di questo cavallo è bellissimo. Adesso lo sello. Perfetto, mettiamolo bene avanti. Ok, mettiamo la sua sellina. Così, molto bene, molto bene. Il sottopancia. Adesso passiamo sotto. Ovviamente è grasso. Molto bene, non gli ho messo le fasce. Mettere le fasce non è mai stato così semplice. Ma notate che bello sguardo che ho. Come sono felice. Ok, molto bene. Adesso che l'abbiamo sellato e abbiamo messo le fasce, manca la testiera, la cuffietta. Fantastico. Poi, ok, chiudiamo il capezzino. Guardate che bello. E tada! Metto. È veramente troppo bello tutto sellato così. Anche le staffe sono fatte benissimo. Cioè, guardate, sono più belle queste che quelle che ho io alla mia sella. Approved. Allora, credo di aver finito. Aiuto. Scherzavo, non ho finito, mi mancava un pezzo. Allora, vi ho fatto vedere tutto quello che ho ricevuto per Natale, ma mancano le cose inerenti a equitazione. Quindi faccio un cambio di outfit, di location, e vi faccio vedere quello che mi è arrivato per Natale inerente a equitazione, cavallo e pelota. O bobby. Trasformazione. Ciao. E adesso, come vedete dal mio cambio di outfit, passiamo alla sezione equitazione. Partiamo da abbigliamento. Boh, sì. Ed è questa bellissima felpa nera, normalissima, però con lo stemma per montare, che oggi metterò assolutamente per montare. Poi questo, che è il corpetto nuovo, perché quello che avevo non usavo più. Dell'equestro livello 2. Questo è il corpetto protettivo per montare, che è obbligatorio per chi ha meno di 18 anni, quindi io. E niente, siccome quello che avevo mi è rimasto piccolo, ha le protezioni sul petto, di lato e poi sulla schiena. Adesso mi metto la felpa. Oh, eccomi qua. Rieccomi. E niente, bellissimo. Ah, poi abbiamo le ghette nuove, perché anche le mi sono rimaste piccole, perciò non mi si chiudevano più. Queste, madonna, l'odore di ghette nuove di cuoio è troppo buono. Sono fatte anche, cioè, sono anche queste di equestro, sono fatte tutte di cuoio. Hanno la zip esterna, e queste hanno la chiusura in cima, perché quelle che avevo prima, questa robina qua, ce l'avevano in fondo, invece queste ce l'hanno in cima. Sono molto più fighe. Bellissime. Madonna, adoro l'odore del cuoio. Cioè, per chi va a cavallo è un odore paradisiaco. Come il rumore degli zoccoli sul cemento. Poi, cosa passiamo? Ah, questo è, non dico il pezzo forte, ma quasi. Cioè, guardatelo. È una bellissima capezza bordeaux pelosa. Per pelota, ovviamente. Di qua c'è anche il logo. Ed è bellissima. È veramente troppo bella. E si posso, se non mi sbaglio, sì, ho provato anche l'altra volta, tutti i cosi di pelo si possono levare, tranne questi qua al lato. Questi no, perché non hanno posto dove potrebbero potenzialmente uscire. Però vi porto il maneggio e ve la faccio vedere indossata sul mio modello pelota. Poi questo è sempre per pelota ed è un meraviglioso frontalino. E con gli Swarovski. Guarda che bello. Fatto a V così è stra bello. Su pelota stra meravigliosamente. Poi abbiamo dentro questa magica sacchetta un set di spazzole nuove, ovvero queste, che sono quelle che si piegano, ok? Sono un sacco utili. Ad esempio, se gli devi spazzolare le gambe, o comunque, cioè quando passi si adatta tipo al corpo del cavallo, quindi un sacco utile. Quindi spazzola o brusca, vabbè, mattapiedi nuovo, perché quello che ho c'è tutti i miei denti morti.
spazzolina, questa è piccolina, però è durissima. Infatti, credo che la userò soltanto per pulirgli gli zoccoli davanti, cioè dalla terra. O comunque pulirgli gli zoccoli anche sotto, perché per il corpo non la potrei usare, sennò gli faccio male. Cioè, questa è veramente dura. Perciò, no. Spazzola. La cominiera. E poi abbiamo la striglia in gomma, fatta come la spazzola, quindi anche questa si piega. Ah, bellissima. È tutta roba strabella, cioè c'ha dei colori magnifici, a parte quello, ma anche il fatto che le spazzole si piegano, ha il logo da... non è una sponsorizzazione, ha il logo davanti e anche la sacchetta può tornare molto utile. Ok, allora andiamo in maneggio. Siamo? È già sporca zozza. Pezza nuova. Ah, ah, e si è già finita per terra. Si è già zozzata. Oh mio Dio, piango. Vieni, pelatino. Ciao, bambino. Ciao. Ciao, amore. Quanto sei felice di vedermi da 10? Guarda questa bella capuzza. Era sporca, lei, mi raccomando. Wow. Wow, pelo! Oh mio Dio, ma ci sta! La domanda è, ci sta? Sì, sì, ci sta. Ci sta. Quella morbidina. Vediamo. No, allungala. No, no, va bene. Wow! Siamo eleganti. Bello, vero? Nota, siamo eleganti, eh. Sto molto bene. Vediamo. Sta benissimo, guarda. Vediamo di qua. Poi vediamo di qua. Gentilmente, scusi. Wow. Brutto, brutto. E ragazzi, spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Mettete un like, iscrivetevi al canale YouTube, attivate la campanella, attivate la campanella. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, addios.